Allora ragazze, oggi purtroppo, cioè purtroppo, dato che comunque devo fare un video, avevo promesso sui pennelli e cose varie, non mi vedrete in viso. Quindi passiamo direttamente appunto ai pennelli. Allora, io ho il set appunto della Fraulein, come vi avevo già detto, che è questo, che erano tutte messe qui dentro, ed era il set di, se non sbaglio, 25 pennelli. Questo qui appunto grigio, ed erano tutti appunto posizionati qua dentro. Aspettate, ve lo apro. Tutti posizionati qua dentro. Anzi, qua ce n'è un altro che ora vi mostro. E appunto contiene questi pennelli. Allora, partiamo da, vabbè, questo qua che vi ho appena preso, che sinceramente non l'ho mai usato. Sì, ed è appunto un pennello da viaggio. Poi passiamo invece direttamente, invece facciamo per ordine, forse viene un pochino meglio. Allora, andiamo da quelli da viso. Partiamo da quelli da viso. Allora, appunto vengono, sono con questa plastichina, messi appunto qui dentro, e sono molto comodi. Allora, questo pennello appunto piatto, come vedete, è appunto serve per il fondotinta, che appunto per stendere è abbastanza buono. Se si vuole andare nei particolari è davvero buono, oppure come sapete potete benissimo andare con una spugnetta in lattice. Comunque questi sono davvero ottimi. Poi, sempre di fondotinta, ho questo qui di Elf. Questo un po' meno buono, non mi piacciono tanto le setole, anche perché è costato 1,70 euro, quindi un motivo ci sarà. Poi, questo qui, questo piccolo pennellino, cioè a voi sembrerà grande, ma è davvero piccolo. Serve appunto per, cioè io lo uso appunto per il blush, o per fare il contouring, perché mi trovo abbastanza bene, dato che è piccolino, anche se di qui non è tanto piccolo, però comunque è abbastanza buono, mi piace. Poi anche questo è per cioè questo solitamente nasce per appunto il contouring, che è appunto angolato, per il contouring, per il blush, cioè per la qualsiasi cosa. Io non do una funzione specifica ad ogni pennello, ma bensì faccio quello che comunque mi riesce meglio con qualsiasi pennello. E appunto, come vedete, è angolato. Questo non lo uso quasi mai, perché comunque un pochino mi dà fastidio, cioè non mi piace. Se vedete, poi una volta che tirate si apre tutto il pennello, e quindi non mi piace. Poi sempre questi, un altro questo qui abbastanza cicciotto, e questo può essere usato sia per la terra, può essere usato sia per la cipria trasparente, comunque per appunto le cose minerali e così vale. La stessa cosa questo, abbastanza grosso, può essere usato appunto per il fondotinta minerale, la qualsiasi, cioè sono abbastanza buoni questo, oppure anche per sfumare il tutto, il viso è perfetto. Poi questo avventaglio, ha una funzione appunto da, che ne so, magari vi sporcate un pochettino in viso, e con questo andate a spolverare, diciamo. È davvero buono, anche se ripeto, io non è che non l'ho mai usato finora. Vabbè, questo è un semplice kabuki, un pochettino schifoso, è abbastanza vecchio, però essendo che è stato il mio primo pennello non mi va di buttarlo. E mi piace anche perché, essendo che ho questo, vabbè, questo cosino appunto per allungare e stringere, mi piace perché se voglio andare solo in una parte del viso, posso appunto decidere io, o allargando così va di più, oppure stringendo che appunto va di meno, e quindi va solo in una parte.
Poi questo è il mio pennello preferito in assoluto, sempre di Elf. Piatto, sempre sembra appunto un kabuki anche questo. E questo può essere utilizzato appunto sempre per fare il contouring, per mettere un po' di blush, oppure può essere utilizzato anche come applicatore per il fondotinta, perché essendo che appunto è piatto, se vedete è piatto, potete andare appunto così a picchiettare e il risultato è davvero ottimo perché comunque l'ho già provato. Poi vabbè, c'è quest'altro ventaglio per la stessa funzione di levare l'eccesso del trucco che magari cade in viso. Poi questi tre pennelli, cioè quattro, scusate. Ragazzi, sono un po' sporchi, però non ci fate caso, li devo. Ora vedrete che faccio anche come li lavo. E allora, questi tre pennelli io solitamente li uso, quattro, scusate, solitamente li uso per mettere il correttore, per magari andare nelle parti in cui mi viene un pochino più difficile, quindi che ne so, sotto l'occhio o proprio nella parte interna dell'occhio che magari devo levare l'eccesso. Comunque questi quattro io li uso per questi, per questa funzione per me appunto hanno. Se vedete hanno, sono abbastanza buoni. Cioè questo è più lungo, questo è un po' più corto, ma comunque sono abbastanza uguali. Questo è angolato appunto se vogliamo andare che ne so nel ai lati del naso, quindi non ci riesce magari con un pennello più grande. E la stessa cosa questo, anche se questo più che altro lo uso come per applicare appunto l'ombretto, mi trovo abbastanza bene, quindi ripeto, per me i pennelli non hanno una sola ah, giusto. Per me i pennelli non hanno una sola funzione, ma bensì, cioè, come mi trovo meglio io li utilizzo. Poi c'è questo pennellino appunto a spugna, non so se vedete. Comunque questo appunto viene, esce appunto come sempre applicatore per mettere l'ombretto, ma a me queste spugne non mi piacciono per niente, quindi infatti se vedete non l'ho mai utilizzato. Anzi, forse una volta soltanto che ho messo la matita e quindi per sfumarla, non so perché mi era venuta la cosa di sfumarlo con questo, ma solitamente questi qua tendono appunto a rompersi perché come vedete sono abbastanza morbidi, quindi non mi piace. Con lo stesso applicatore a spugna ho preso questo. Scusate. Questo è di Elf, non mi piace assolutamente. Ero abbastanza curiosa per vedere come funzionava appunto questa spugnetta, ma devo dire che non mi piace. Non mi piace perché è durissimo. Se vedete, cioè lo sto solo poggiando e guardate come, cioè, graffia. È assurdo questo pennello, non mi piace proprio. No, no. Poi, la sfumatura. Faccio vedere quali ho io. Ok, ho questi qui. Ed è questo è sempre di Elf, che appunto con queste setole abbastanza morbide è buono sia per applicare l'ombretto sia per sfumarlo. Davvero buono. E questo, se vi interessa, è Eyeshadow C-Brush. Comunque, davvero davvero carino. Poi ho questo qui che ha appunto queste setole più lunghe e più piccolino, diciamo di sopra, come vedete. E questo è Lancôme che l'ho preso tempo fa. Come vedete, appunto, con queste setole abbastanza alte viene meglio nelle piccole parti per sfumare. Poi sempre queste del set della Fraulein. Che appunto, ma non mi piace per niente perché fa di tutto tranne che sfumare. Quindi vediamolo. Poi ho sempre questo che è simile appunto come vi ho fatto vedere a questo qui. Solo che come vedete queste le setole più lunghe mentre queste ce l'ha più corte, ma comunque sono precisi identici. E questo invece è Lancaster, anche se già la scritta è andata via. Comunque sono abbastanza uguali.
Poi questi due, che però Club Beauty, non lo so neanche dove li ho presi. Comunque, c'è questo pennellino appunto piccolo piccolo per sfumare magari nella parte interna dell'occhio oppure nelle parti in cui viene difficile sfumare. E questo più grosso che appunto è il mio preferito perché è più ciccione, quindi se devo fare una maggiore sfumatura uso questo che mi risulta abbastanza migliore rispetto ad altri. Poi ci sono questi qui. Vabbè, ma questi qua comunque sono per le sopracciglia, perché non so se voi lo fate, comunque io li taglio, quindi li pettino. Perciò stavo dicendo e continuiamo. Vi faccio vedere un po' con altri pennelli. Ad esempio questo qui, il bagno. Vado a riportarlo qui. E che cavolino, non si vede. Comunque, se ci fate caso, esce tutto il colore. Ecco, adesso si vede. Sciocco il solito pennello e lo vuoto. Adesso faccio vedere con uno un po' più grande, che è la stessa cosa. Questo qui, il bagno. Mi raccomando, non facciamo andare l'acqua qui, perché sennò potrebbe staccarsi, se comunque non sono buoni buoni. Aspettate che mi sta per cadere la fotocamera. Ok, questa la sciacquo un po', poi prendo il pennello e giro. Premetto che lavare questi più grossi viene un po' più difficile perché la saponetta è piccola. Vedete come esce tutto il colore. Lo ripagno un altro pochino e vado appunto a insaponare. Oppure, se non volete fare così, potete benissimo prendere uno shampoo, un balsamo, cioè uno shampoo, scusate, e li lavate con lo shampoo. Ma comunque è la stessa cosa, anche perché il prodotto viene fuori lo stesso. Lo faccio così nella mano, il tempo che butta tutto il colore. Come vedete, striccio. E poi mi raccomando, metteteli obliqui sopra un tavolo, sopra qualcosa, mai così dritti, perché sennò tutta l'acqua che c'è all'interno, che c'è appunto nelle setole, va a finire sotto, e mai neanche così. Metteteli appunto in questo modo, così tengono sia la loro forma che appunto non buttano l'acqua e sono perfetti. In questo modo, vabbè, dai, ve ne mostro un altro. Laviamo questo di eyeliner. Il solito bagno di acqua, prendo la saponetta. Vedete come esce tutto il prodotto? Ecco, ho fatto un buco alla saponetta, tanto stavo per morire, quindi vedete come esce. Il pennello è pulitissimo. Ok, ragazze, non continuo perché comunque è la stessa identica cosa. Comunque questo è come io lavo appunto i pennelli, ma cioè naturalmente questo passaggio, questo lavaggio lo faccio ad esempio una volta a settimana. Ma se per esempio io metto un colore, un ombretto blu, e subito dopo mi serve lo stesso pennello e devo utilizzare un altro colore, uso questo qui, che è un ombretto
un ingrediente, cioè è una cosina che ho fatto io appunto con glicerolo e balsamo per capelli, e poco 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 di shampoo e come si chiama per lavare i piatti? È il detersivo per i piatti, ma legge poco, pochissimo, deve essere appena. Comunque lo metto qui dentro, lo agito prima di prendere il pennello. Prendo un tovagliolo di carta, lo metto qui ad esempio, faccio così, ed è a posto. Va bene, ragazze, ci vediamo alla prossima adesso. Ciao, spero di non avervi annoiato.